E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi vi vedo belli carichi, ci siete tornati tutti, quando Bitcoin pompa, maledetti che non siete altri che durante i bear market non mi filate e non appena ritorniamo a pompare un po', tutti che vi fiondate in live pronti a bombardarmi di domande. No, scherzi a parte, sono molto contento anch'io. Anche se lo sapete, ma sapete anche il perché sta pompando Bitcoin. Uno dei motivi principali è che finalmente, dopo secoli di attesa, sono riuscito ad aprire il mio fantastico short di copertura. Quindi ora possiamo veramente pompare. No, scherzi a parte, era da un po' che volevo coprire in parte la mia posizione long perché mi reputo un po' sovraesposto. L'ho coperta poco, come sapete è una copertura in percentuale molto piccola. Ve la spiego bene dopo quando parliamo dei grafici, andiamo a vedere un po' come l'ho impostata, le motivazioni, anche se ve le avevo già accennate poi nei video precedenti. Soprattutto andiamo a vedere bene dov'è l'invalidazione, quali scenari ci si vanno a presentare davanti adesso, che effettivamente non dico che siamo tornati bullish perché è ancora presto per dirlo. Sapete che il dump che abbiamo ricevuto a maggio è stato molto pesante ed è difficile da recuperare, ma come sempre faccio, io di solito guardo il settimanale e sul settimanale inizio a intravedere qualcosa. Come dicevamo anche nelle scorse live, 1 e 1, 2 livelli, 45-50.000 circa, sono un po' i nostri nemici giurati adesso, le nostre resistenze, e superate quelle abbiamo solo il massimo storico. Quindi dobbiamo un po' capire adesso che cosa vogliamo fare, che intenzioni ha Bitcoin. Se ha intenzione di fare un bearish retest di questa zona, che appunto essendo la prima resistenza è un po' la prima zona di bearish retest, motivo per cui nonostante il dump molto forte che c'era stato non avevo aperto lo short qui dentro. Qualcuno mi aveva detto: ma scusa, se ti vuoi coprire perché non lo apri adesso che stiamo lateralizzando, perché dopo un meno 50% mi ruga un po' aprire la copertura, cioè la vado ad aprire a un prezzo molto basso. E allora ho sempre detto: aspetto un po', se diamo una testata a rialzo allora lì magari qualcosina gratto, altrimenti piuttosto non lo apro nemmeno. E di fatto così è stato. Adesso c'è ancora da vedere, in realtà ho avuto un approccio un po' anticipatore su questo punto di vista, perché c'è da vedere se, ripeto, facciamo un bearish retest, quindi arriviamo a cozzare un po' qui e poi torniamo giù, oppure se ce le andiamo a mangiare, magari ce le sbraniamo completamente queste due resistenze. E quindi ciò che consegue poi è il solito discorso che facciamo sui time frame minori, solo che qua assume dei connotati diversi. Dobbiamo andare a vedere dove andremo a fare l'high, quindi se facciamo un lower high e che ne so, anche qui per dire, poi ritorniamo giù, allora dovremo andare a vedere dov'è il low. È più lento come approccio perché sul daily ovviamente si sviluppa giorno dopo giorno, qua si parla di settimane, quindi ci vuole un attimino di più, ma il discorso non cambia, perché in base a dove facciamo gli high e dove andiamo in seguito a fare i low si definisce la struttura a seguire. Al momento che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro ritracciamento molto forte, avevamo una lateralità durata abbastanza, quindi il discorso della rilevanza che abbiamo sempre fatto, breakout finalmente da questa lateralità, siamo usciti dalla comfort zone dopo la candela della settimana scorsa che ha definitivamente chiuso tac sopra al nostro famigerato range, e adesso stiamo andando a cercare l'high per l'appunto. Se andiamo a fare un equal high o un higher high, molto bene, cioè over bullishness proprio. Se andiamo a fare un lower high dobbiamo vedere dove andremo a fare il low, perché se faremo un equal low non benissimo, se faremo un higher low potremmo fare una bella corposa accumulazione, se facciamo un lower low niente, continuiamo nello scenario di ritracciamento in un canale discendente. È sbagliato, attenzione, è molto sbagliato fare degli assunti prima, nel senso prima che si verifichi. Vedo molta FOMO adesso proprio perché ci sono candele verdi, cioè è una sensazione piacevole in effetti rivedere Bitcoin che sale, però attenzione, ecco, a non forzare troppo la mano su questo perché è ancora aperto tutto il ventaglio di scenari. Se da un lato è vero che arriviamo comunque da un uptrend molto importante, perché guardate comunque
il macro è evidentemente rialzista, cioè complessivamente abbiamo il trend dominante che è questo e questa è la correzione. Però, ripeto, è ancora possibile che ci sviluppiamo in questo modo, così, è possibile che ci sviluppiamo in questo modo, o è possibile che ci sviluppiamo in questo modo, quindi sempre a rialzo, oppure, ve l'ho detto, a ribasso. Cioè, c'è tutto, ripeto, un ventaglio di scenari e agire d'anticipo, insomma, rischia di, cioè ci espone a rischi notevoli. Quindi mi raccomando, rimaniamo concentrati su quello che è l'andamento reale. Poi chiaro che se siamo investitori lungo termine e quant'altro, ce ne freghiamo perché abbiamo il nostro approccio. Io ho aperto la mia copertura proprio per andare un minimo ad assicurarmi parte del profitto fatto durante l'uptrend e anche per una questione di ribilanciamento, perché poi la parte coperta è sempre con collaterale Bitcoin. Mi sono spostato adesso su FTX, visto che a breve Binance Futures, tac, non ce l'avremo più. E pertanto la parte, ripeto, Bitcoin, fetta di portafoglio Bitcoin, piccola parte in short, come se fosse un take profit, ma contabilizzato in portafoglio nella fetta Bitcoin. Molto comodo per quando vado a ribilanciare. Mi riduce di fatto un po' la sua volatilità. Ecco, è come se fosse, non lo so, una parte venduta ma che non va a finire nel comparto liquidità, è un ulteriore ammortizzatore di portafoglio. In ogni caso, adesso non volevo tediarvi troppo con il grafico perché ho un po' di cose da dirvi, ci sono un po' di notizie sulle quali vale la pena dibattere e discutere. C'è il famigerato Infrastructure Bill proposto al Senato, di cui si sta discutendo ampiamente in questo periodo negli Stati Uniti, e poi ci sono anche n altre notizie di cui parleremo. E poi soprattutto voglio sentire la vostra voce oggi, ragazzi. Se non siete carichi oggi, non lo so, siete veramente degli orsi, dei bears, guai a voi, guai a voi. E quindi adesso andiamo a scalare sul nostro grafico daily, che lo commenteremo dopo, alla fine della nostra live come di consueto, e partiamo proprio con le news. Partiamo con l'Infrastructure Bill. Che cos'è? È una proposta di legge, un bill per l'appunto, proposta al Senato degli Stati Uniti con lo scopo di andare a ottenere alcuni introiti da tassazione in più su vari settori, uno dei quali sono le cripto. Nelle cripto c'è questo dibattito sul come andare a tassare, o meglio cosa andare a tassare e quali regole applicare. Sostanzialmente l'idea iniziale è di andare a sottoporre agli obblighi fiscali e dichiarativi i cosiddetti broker, dove per broker una persona, diciamo, normale in media intende quelle piattaforme dove si compra e vende, gli exchange, non lo so, le CeFi, tutti quei provider di servizi che in qualche modo intermediano, no, tra l'utente finale che fa qualcosa con le proprie cripto, che gli offrono servizi finanziari. Il problema è che poi è stato aggiunto un emendamento, un'aggiunta appunto a questo bill, dove veniva detto che broker è tutto tranne, cioè venivano esclusi dai broker i proof of work miner and private key software service providers, quindi in sostanza i wallet, per dire. E questo, hanno detto, caspita, è un disastro, era meglio non dire niente piuttosto, perché dicendo così sembra che siano sottoposti alle regole fiscali e dichiarative che, attenzione, prevedono il fatto che bisogna riportare all'IRS, al tesoro statunitense, tutte le transazioni, tutti i movimenti e l'identità delle persone con cui si interagisce. Sono obblighi dichiarativi, appunto, e fiscali. Il problema è che con questa aggiunta sembra che debbano ricadere sotto questi obblighi anche i nodi validatori, le piattaforme DeFi, insomma tutto quell'insieme di, non lo so, quella zona grigia, quei provider di servizi non meglio identificabili che non sono, ripeto, i miner e i provider di wallet, e non sono gli exchange, perché gli exchange è chiaro che è dovuto che ricadano in questa categoria, sono i broker per eccellenza, ma i validatori, le DeFi e così via sarebbe un disastro. Perché? Perché introduce una pressione, una quantità di burocrazia tale
che andrebbe comunque a paralizzare un po' quel settore, a metterlo in difficoltà. E quindi ci sono questa triade di senatori, Wyden, Toomey e Lammis, che Cynthia Lammis è una pro cripto che ha parlato spesso e ha voluto aggiungere un altro emendamento dove l'aggiunta di un altro emendamento dove diceva che anche i proof of stake, i validatori, insomma andava a restringere la definizione di broker ai soli exchange provider di servizi finanziari centralizzati, tutto il resto viene lasciato fuori. E adesso quindi c'è questo dibattito se viene accettato il suo emendamento oppure no, come andrà proposta alla fine questa bill, e si parla solo di questo. Allora, questo da un lato è stata una gigantesca campagna pubblicitaria per le cripto, perché cioè si è parlato tantissimo di cripto proprio grazie a questo bill sui principali media, su Twitter, molti personaggi politici si sono espressi, perché è partita una campagna del tipo chiama il tuo senatore e digli che deve assolutamente promuovere l'emendamento di Lammis, perché altrimenti l'America si sega le gambe da sola, va a finire che tutti questi servizi si spostano oltreoceano e si spostano in stati più, accomodanti nei loro confronti, ma non per una questione di evasione, cioè di pagare meno tasse, ma per un discorso di poter fare in pace quello che stanno facendo. Cioè, come si può pensare che un nodo validatore abbia questi obblighi dichiarativi e fiscali? È follia. E quindi prendi e ti porti fuori tutti questi provider e con loro il loro gettito fiscale, cioè ne va a danno degli Stati Uniti e della sua innovazione. E questo è un po' il dibattito su cui si sta discutendo in maniera abbastanza accesa, perché ognuno sta dicendo la sua, personaggi politici, personaggi di spicco, di chiunque sta dicendo la sua su questa cosa e sta incentivando il Senato comunque ad accettare l'emendamento Lammis. Vediamo come andrà a finire. Per adesso, che io sappia, ci avevo guardato qualche ora fa, non c'erano delle novità di carattere decisionale, c'era ancora questo punto interrogativo sul come andrà a finire. Poi procediamo, voltiamo pagina, anche se questa cosa la terremo sott'occhio e ci aggiorneremo poi chiaramente anche su Telegram, visto che non ci vediamo ogni giorno. Allora, Terra, parliamo un po' di Terra. È stato lanciato, cioè è in fase di lancio, la versione 2 del Wormhole. Wormhole è quel ponte che connette la blockchain Solana ad altre chain, in sostanza. La versione 2 sarà un ponte che connetterà Terra, Solana, Binance Chain ed Ethereum. E quindi questo è molto bene perché rende ancora più accessibile il mondo Solana al mondo Terra, nel senso ai protocolli su Terra. Sapete già che c'è molta collaborazione tra Terra e Solana, molte sinergie, anche perché buona parte dell'infrastruttura sottostante è simile tra le due blockchain, e pertanto insomma si integrano molto bene. E con questo ponte l'integrazione viene veramente portata al massimo livello, tant'è che Anchor ha detto che il prossimo step, ha fatto un po' annusare questa cosa, che il prossimo step sarà Solancor e Bsol, ovvero Bonded Solana. Solancor non so se intendono addirittura, sarà una figata gigante, portare Anchor su Solana, cioè mettere il protocollo Anchor, la rendita su UST e quant'altro, anche sulla blockchain Solana, cioè aprirlo a tutti gli asset Solana, tutto il mondo Solana e alla liquidità che circola su di essa. Vediamo, sono veramente curioso, io penso di sì, penso che si arriverà veramente a un'integrazione molto sostanziale tra questi due mondi, proprio perché hanno tantissime sinergie e i protocolli di uno tendono poi a funzionare meglio con maggior liquidità in generale, quindi anche sul estesi alla blockchain dell'altro. Poi voltiamo pagina anche con questo. Allora, è uscito un nuovo, non lo chiamo audit perché non è un audit, un report pubblicato da Tether, dove si vede un po' la loro riserva, gli asset che possiedono. Rispetto all'ultimo è incrementata la fetta
Dov'è? La fetta di, aspettate, eccolo qua, cash bank deposits, 12%, è aumentata rispetto a quella precedente. E questa è la loro nuova riserva che vede in buona parte 58% commercial paper and certificates of deposit, sono delle obbligazioni in sostanza, 29% treasury bills, quindi titoli di Stato, 12% cash e 2% dei titoli di debito particolari. Comunque, nell'audit che è stato fatto poi da nell'audit, scusate, nel report che è stato fatto da un'azienda di accounting delle isole Cayman, che è laddove ha sede e poi ha i fondi anche Tether, si vede bene tutto e di fatto viene attestato il fatto che ci sono sufficienti collaterali per beccare, per collateralizzare gli USDT in circolazione. Quindi, stando a questo report, Tether è fully backed, come si suol dire. Ci sono sempre discussioni di ogni tipo. Adesso c'è chi il detrattore dice sì, ma l'ha fatto un accounting firm che è losca, non vale niente. Ma è alle isole Cayman, nel senso la sede è quella, ma non è che tutto ciò che è lì adesso deve essere per forza losco e non valere niente, non lo so. Sta di fatto che io sono contro a questa Tether FUD, cioè io uso Tether tranquillamente, cioè non mi faccio troppe paranoie. Vediamo, per adesso i dati esposti da Tether sono positivi, secondo me, perché è vero che c'è solo il 12% in cash liquido, però tutto il resto comunque sono titoli abbastanza liquidi e con un rating A1, A2, A3 e A1 più, comunque rating abbastanza alti per i titoli di debito che hanno, le obbligazioni che hanno, e quindi non lo so, non sembra, insomma, non sembra veramente mostrare particolari debolezze o problemi. Poi cosa abbiamo? Ecco, questo ve lo volevo mostrare perché è il nuovo supercharger su crypto.com, sia sull'exchange che sull'applicazione. Come funziona? Allora, funziona che in sostanza se si hanno dei CRO depositati sull'exchange, l'ho condiviso anche su Telegram, se si hanno dei CRO sull'exchange o sull'app liberi, li si può andare a depositare su questo supercharger che è una sorta di pool di liquidità di CRO dove io li posso depositare quando voglio. Per il tempo che voglio, inizia l'11 di agosto e dura 10 giorni, per questo è interessante, e poi li tiro via, ripeto, quando voglio, in base a quanti ne ho depositati e per quanto tempo li ho depositati, nel periodo dove viene data la ricompensa, perché c'è il periodo di ricarica, che sono questi 10 giorni in cui si deposita. Il periodo di ricompensa sono i 30 giorni successivi, in questo caso, mi sembra, perché va dal 23 agosto al 22 settembre, e si riceve ricompensa in Boson Protocol, che è questa coin. È un progetto DeFi, ci ho dato un'occhiata in volante, devo ancora approfondirlo. Però quando c'è, cioè, il supercharger, tendenzialmente se si hanno dei CRO liberi è ottimo, perché insomma li puoi depositare e prelevare quando vuoi nel supercharger, zero vincoli, zero commissioni, e inoltre appunto ottieni la ricompensa in questi token. L'APY sarà più alto del solito perché è solo 10 giorni di periodo di ricarica, che è quel periodo in cui vanno tenuti, se si vuole il massimo, depositati i token CRO, i CRO nel supercharger. E quindi di solito è 30 giorni e 30 giorni, in questo caso è 10 giorni e 30 giorni, e quindi mi aspetto un APY abbastanza alto perché l'allocazione è 400 mila dollari e quindi insomma è abbastanza alta e il tempo di ricarica è basso, quindi ovviamente viene distribuita di più a chi partecipa in quei 10 giorni lì. E ripeto, se si hanno dei CRO liberi è sicuramente il modo migliore per metterli a rendita, perché non li si muove dall'app o dall'exchange e li si mette lì a rendita. Qua non c'è ancora nella pagina Supercharger perché c'è quello di Bitcoin ancora attivo, che vabbè, vedete, è durato 45 giorni, ha avuto il 6% di APY, però vabbè, aveva anche 1 milione. Però abbiamo meno di un quarto del periodo di deposito, quindi sono curioso di vedere come sarà, ecco, con queste tempistiche diverse. Tra l'altro, se su YouTube scorrete nei miei referral link in descrizione, trovate anche quelli di Crypto.com Exchange e App, con i quali ottenete un bonus se vi iscrivete e in sostanza mettete in staking qualche CRO. Poi
Altra notizia, ultime due rapide queste. Circle, che è l'azienda che ha creato USDC, vuole diventare una banca nazionale, quindi è una digital asset bank, si vuole chiamare, sostanza una banca che detiene riserve ed eroga queste stablecoin oltre a servizi finanziari. Vuole ottenere tutte quelle licenze necessarie per diventare appunto una national bank e quindi avere poi quelle garanzie tipo la protezione del capitale depositato dagli utenti, insomma tutta una serie di tutele che sono riservate appunto alle banche, e sarebbe un enorme passo avanti per il mondo delle stablecoin. È vero, è una stablecoin centralizzata, c'è il blacklisting, insomma non è di certo il delirio per un fanatico della DeFi e della decentralizzazione, però è la stablecoin più sicura in esistenza al momento. Ultima cosa invece, Poloniex, un exchange famoso ormai da anni, conosciuto un po' da anni, è stato accusato dalla SEC di non essere regolare e di aver venduto security, solita storia, senza le licenze necessarie negli anni passati. Ha pagato una multa di 10 milioni, più di 10 milioni, e ha detto la pianto, ok, non lo faccio più, in America chiaramente, perché la SEC ha potere sul territorio americano. Basta, questo è quanto, vi ho condiviso un po' le notizie del giorno, adesso ci teniamo il nostro graficozzo di Bitcoin come sfondo, così vediamo se facciamo un bel pump in diretta e vengo liquidato in diretta e vengo a leggere le vostre domandozze. Allora, tac, momento acqua e procediamo. Parto dall'alto. Ciao Luca, penso di essere riuscito ad abbonarmi. Salve a tutti. Ti ringrazio e grazie anche a tutti coloro che si abbonano. Vi ricordo che con Amazon Prime vi abbonate gratuitamente e per me è una piccola donazione, per voi a costo zero, ma dovete ricordarvi di rinnovarlo ogni mese, non è automatico. Vi ringrazio tantissimo. Karura ha lanciato il suo DEX, lo guardi in live e ci dici la tua prima impressione? Super user friendly. Allora, non lo voglio guardare in live perché me lo son segnato sul mio taccuino da boomer da approfondire per bene e quindi non voglio dare un giudizio affrettato. Vi darò un bel giudizio completo, visto che è un tema assolutamente importante, nei prossimi live, nei prossimi giorni. Poi Dino is dead, e Dino ormai è dumpato, nel senso è finito un po' la pacchia del pump, è dumpato a un dollaro e qualcosa, e fa parte del gioco ovviamente, cioè quelle coin che hanno degli APY così alti, il motivo per cui io avevo messo una strategia così ferrea era proprio quello, nel senso minimizzare il rischio di minimizzare la perdita e massimizzare il guadagno. Quando si farma su quei pool gambling sta tutto lì, sta tutto nel gestire il rischio. Ovvio che viene voglia di lasciarlo lì all'infinito quando vedi che ti dà il 2% al giorno, ma è ovvio, ci pensi, dici caspita, mi dà il 2% al giorno, lo dà anche a tutti gli altri, chi è che non dampa? Chi è il pazzo che non dampa? E quindi bisogna appunto avere una strategia ferrea e orientata al dire boh, io sto lì, faccio compounding all'infinito, ma orientata al minimizzare i rischi assolutamente, perché sono alti. Domandozza: dove si possono mettere in staking BETH fuori da Binance? Se si tolgono da Binance si maturano lo stesso gli interessi per Ethereum 2.0 oppure no? Allora, la risposta è no. Se tu li tiri fuori da Binance non ricevi più gli interessi di Ethereum 2.0, ma dunque mi ricordo che c'era su PancakeSwap qualche pool interessante, ma secondo me adesso non ci sono più, non so se ci sono più. Allora fammi controllare al volo, al volissimo, i farm BETH, eccolo qua. Dunque vediamo l'APR, era, no, non c'è più, finished, esatto, non c'è più, mi spiace, come non detto, no, direi che per i BETH il modo migliore di metterli a rendita è tenerli su Binance, forse anche addirittura l'unico. Ti vedo dopo su YouTube, che ora vado a cena, buon appetito, ci vediamo dopo. Se non metti i bull glasses non gli do il like sul tubo, l'hai voluto tu. T-short e bull glasses, ci siamo, ma se non li metto oggi non li metto più, perché effettivamente è carico e non mi aspettavo che
a Ferragosto, intorno a Ferragosto, fosse così caccia. Cioè, non lo so, è sempre strano sto Bitcoin. Ciao Luca, prima diretta Twitch per me. Ho attivato per sbaglio la prova Amazon Prime di 30 giorni e sono venuto a darti l'abbonamento. Fossero tutti così gli sbagli, grazie. Ho visto tutti i tuoi video sul trading consapevole e trading per principianti e ti faccio tantissimi complimenti. Potresti fare qualche video su futures e perpetual? Sarebbero molto utili per espandere i concetti trasmessi di educazione finanziaria. Allora, guardi, io ero convinto di aver già fatto qualcosa, forse nel tutorial di Binance Futures ne avevo parlato. Prova a darci un'occhiata e poi ci guardo bene anch'io e vedo se c'è qualche lacuna, così nel caso andiamo ad approfondire assolutamente. Poi, domandozza, ora su Binance se vuoi operare in leva usi ancora i futures o che altro? Guarda, per adesso li uso ancora perché si possono ancora usare, ma in seguito userò FTX, sono già iscritto su FTX e quindi mi sposto lì molto tranquillamente, molto altissima qualità come exchange, fidatevi, se lo provate non tornate più indietro, è molto probabile perché ci sono delle funzionalità in più, cioè soprattutto se uno è un pro trader e ci tiene ad alcune cose, fidatevi che FTX è su un altro pianeta, un altro livello, provatelo e mi farete sapere, mi dite voi. Ma se fa un equal high non sarebbe poi un costrutto di top? No, cioè nel senso dipende poi da come si va a completare, perché se fa un equal high e poi va a fare un lower low, allora sì. Però se fa un equal high e poi un higher low, tac, un equal low rimane un range, ok? Così. Se invece fa un equal high e un higher low in questo modo, vedi che poi si crea una sorta di lateralità tendenza rialzista. E quindi non è male. Costrutto di top lo è già stato questo. Questo è stato un costrutto di top, vedi? Tac, 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 molta liquidità in offerta, shadow molto prominenti e poi la perdita, tac, qua, bam bam, dei supporti generati. Questo è un costrutto di top. Però, insomma, è già stato rotto a ribasso, adesso lo stiamo ritestando e vediamo se lo validiamo oppure se lo andiamo ad annullare. Questa è un po' la domanda da farsi al momento. Stavo valutando di mettere gran parte delle mie coin in portafogli privati, ma sono indeciso tra un cold o hot wallet. Stavo guardando Exodus ed Electrum, non so se conosci. Sarebbe bello un bel video dove paragoni i più sicuri e famosi hot wallet e i pro e contro che hanno rispetto alle chiavette. Ti prego non chiamarle chiavette perché è un colpo al cuore, mi sa troppo di settantenne che vede il ledger e dice oh, bella la chiavetta. No, scherzo ovviamente. Guarda, io ti do un consiglio spassionato. Se hai una somma comunque rilevante, non parlo di milioni, ma una sommetta, un investimento per un hardware wallet è totalmente giustificato, personalissimo parere, perché è comunque più sicuro e più comodo da gestire rispetto anche a un Exodus, a un Trust Wallet e a uno di quelli. Altrimenti, se proprio vuoi, per forza di cose, un wallet software, Exodus per fisso, per desktop, altrimenti per mobile, Trust Wallet o SafePal sono veramente ben fatti, molto carini. Saluti dal mare della Puglia. Vabbè, fatemi pure rosicare. Cosa ne pensi della pool di stable di Curve su Phantom? È ottima. Allora, andiamola a vedere. Eccolo qua, ce l'ho tra la cronologia. Dunque, aspettate che mi sa collegare. No, non è vero. È ottima, ci sono pochi volumi su Phantom, però le reward in CRV sono buone, vedi? Abbiamo con FUSDT il 22% o il 15% sul classico pool da USDC. E è buono anche VBTC e RMBTC col 13% in CRV. Guarda, i volumi sono totalmente inesistenti, cioè sono veramente bassi per gli standard di Curve, ma che dire, sono dei buoni pool, lato reward. È un po' una scocciatura migrare i fondi su Phantom, quello sì, però ne può valer la pena. È anche vero che adesso un 20% sulle stable non fa più gridare al miracolo, perché c'è Anchor che ti dà il 20% con molto meno sbattimento, però no, Curve è Curve, bisogna portargli rispetto. A proposito di Curve, su Ethereum invece,
aspettate che ci arriviamo, c'è il Tricrypto 2, eccolo, ve lo volevo far vedere questo, Tricrypto 2 con USDT, VBTC e VETH, che è efficientissimo, ragazzi, è pazzesco quanto è efficiente, perché ci sono, dov'è, totale 255 milioni di dollari di liquidità totale e abbiamo dei volumi, dov'è, di 20 milioni. È veramente buona come efficienza, cioè come rapporto tra liquidità e volumi gestiti, cioè su un pool tra l'altro di asset non uguali. E questo perché Curve comunque è molto efficiente, i pool di Curve, questi con gli asset variabili, sono estremamente efficienti. Ripeto, comunque, questo per chi appunto vuole andare a inserire liquidità in un pool del genere, per adesso i reward sono ancora abbastanza alti. C'è da vedere adesso la liquidità quanto sale, perché è relativamente nuovo e gli APY potrebbero quindi di conseguenza scendere. Vediamo, lo teniamo monitorato anche lui. Allora, eccoci qua. Non ricordo quale tra Crypto.com e FTX sta portando avanti un bel progetto sulla DeFi. Secondo me Crypto.com intendi, perché sta facendo la sua blockchain Kronos, che è una sidechain della Crypto.org e è compatibile con la Ethereum Virtual Machine, con l'EVM, quindi sarà compatibile con le varie applicazioni DeFi costruite su Ethereum. Molto bene quello, gran cosa. Ho due domande, una riguarda FTX, cioè mi domando quali sono i motivi per cui continui a usare Binance, mi sembra che FTX lo batta su tutta la linea, o no? Sì, effettivamente sì, vedete, ve ne rendete conto anche voi. Io continuo a usare Binance perché sono molto fidelizzato, detengo i BNB, quindi ho degli sconti importanti sulle fee, e l'ho sempre usato per quello, massima liquidità, massimi volumi, ma davvero FTX non ha nulla di nulla da invidiargli. Le fee sono un pelino più alte, l'unica cosa è quella, però è una cosa abbastanza impercettibile. L'altra domanda è su KuCoin, che ne pensi dell'exchange del token? Sembra che anche quello abbia un bel andamento crescente, vedi grafico. Allora andiamolo a vedere, KuCoin, Tether, Bitcoin, dai, KuCoin, Bitcoin. Tac. Effettivamente non è malaccio nell'ultimo periodo il suo andamento, non è affatto male, è crescente. Sai che non l'ho più filato minimamente questo token, ma neanche l'exchange KuCoin, non l'ho mai più utilizzato, e magari potrebbe essere ora di andare a darci una spolverata, perché effettivamente qui abbiamo un bel uptrend sul time frame settimanale sostenuto da volumi con massimi e minimi crescenti, bello. È un pump gigante seguito poi da qualche settimana di dump, però mi sembra veramente non male, molto molto interessante. Poi, allora, dove siamo finiti? Eccoci qua. Io invece sto anticipando, ma metto uno stop loss leggermente sopra, così se mi va bene, ottimo, in alternativa riprovo sopra. Ma sei già entrato short? Lo stop loss dove l'hai messo, per curiosità? Così ci confrontiamo, anche se io non l'ho messo. Potresti dare un'occhiata a Sunrise? C'è il pool con USDC su Radium e ha un grafico che continua a salire. Ne hai mai sentito parlare? Allora, se non erro, dovrebbe essere... fammelo cercare, tac, eccolo, dovrebbe essere una specie di, sì, va bene, ciao, una specie di aggregatore, bene, grazie, ok, capito, ah, mi fa connettere, volevo andare a vedere i volt, mi pare che sia, no, niente, come non detto, mi pare che sia un aggregatore dove si può andare a creare delle sorte di fondi, di vault, che vanno a pescare poi dalle altre piattaforme DeFi. Il token sinceramente non mi interessa, non ho intenzione di detenerlo, perché è comunque una piattaforma nuova e quant'altro. Mentre l'utilizzo non l'ho mai valutato, perché tra l'altro Radium, dicevi che si appoggia ai pool di Radium, ultimamente non lo sto più utilizzando tantissimo, anche se su Solana è sempre il protocollo di farming con la maggior liquidità, però ci sono dei pool
Ecco, i pool con la ricompensa sono tutti quelli con dentro Ray, oppure i fusion pool con altre coin estremamente volatili sulle quali io mi sto un attimino dando una calmata. È vero che alcune le puoi shortare su FTX per coprirti, però, altrimenti ci sono i pool normali che hanno, dunque, dov'è? Ce ne sono alcuni, no, questi sono le farm, scusate, i pool normali. Questi qua, alcuni dei quali, ripeto, hanno degli introiti derivanti dalle solle fee comunque molto molto interessanti. Ethereum USDC al 13% dalle solle fee, ad esempio, però insomma non abbastanza da convincermi, ecco. E anche questo, 250.000 liquidità, 280.000 di volume, sono molto efficienti anche i pool di Raydium, direi. Torniamo a noi, non perdiamoci, non perdiamoci. Allora, non mi sono mai spiegato come mai un livello di resistenza del 2018 può essere rilevante anche oggi, visti i cambiamenti sia economici sia come miglioramenti dei fondamentali stessi di Bitcoin. Ma guarda, fondamentalmente il motivo per cui i livelli storici rimangono comunque validi, che qua purtroppo non li vedi, però se andiamo ad esempio su un grafico un po' più lungo, li vediamo. Ad esempio il nostro top a 20.000, perché poi si parla di mercato, cioè ogni livello di prezzo dove comunque abbiamo una certa resistenza, lateralità, abbiamo una certa reazione da parte del mercato, significa che sono accadute varie cose. In particolare, se noi abbiamo un livello di resistenza importante, vuol dire che a questo livello l'offerta ha vinto la domanda, no? C'è stata l'inversione di trend, però ci siamo arrivati, quindi nel mentre ci sono stati scambi di Bitcoin, acquisti e vendite, fino a quel prezzo lì, e quindi è come se si fosse creato una sorta di standard che poi nel futuro rimane tale perché diventa un approccio a un livello che nel passato ha generato una certa reazione. Allora, in base alla reazione che avrà, si vede se c'è ancora una certa visione sul mercato oppure una diversa. Ovvio che i livelli più recenti contano di più, io la vedo così, sinceramente, però è altrettanto vero che quando poi vai a ingrandire i time frame, vedi ad esempio qua sul mensile, di livelli recenti non ce ne sono più. E quindi tu aspetti poi di trovare l'approccio per avere un retest di qualche tipo con un livello molto più indietro nel tempo, cioè c'è da un po' da ampliare quella che è la visione. E il time frame mensile non è ancora il momento di commentarlo, però poi a fine mese sarà interessante vedere anche quello come si sviluppa. Poi, allora, Harvest Finance, che cosa? Che cosa? Che cosa? Ah, quanto costa Harvest Finance su rete Ethereum per saltare da una pool all'altra? Ma guarda, all'incirca mi aspetto un 50 dollari, tra i 30 e i 50, adesso quanto sono le gas fee? Etherscan, vediamo. No, 50 guei non è neanche tanto, ma guarda, secondo me anche con una tra i 30 e i 50 dollari te la cavi, dai, per andare a fare un'interazione con un contract di Harvest Finance. Poi, secondo te c'è possibilità che torni sui 32-35 mila? Ho venduto in short e devo decidere se ricomprare in loss. Amico mio, qua, cioè, devi avere un piano, non puoi improvvisare così, non puoi improvvisare così. È ovvio che c'è la possibilità. Non posso dire che non c'è, però non ti so dire se ci tornerà o no, non prevedo il futuro, non prevedo assolutamente il futuro. Vediamo, cosa ne pensi degli impatti climatici delle criptovalute? Mamma mia, cioè, secondo me, non, cioè, se parli del tema del consumo energetico, è un tema ampiamente dibattuto e sul quale si è discusso del fatto che buona parte deriva dalle energie rinnovabili. La Cina è stata estromessa, ha migliorato la situazione. Si va in una direzione che favorisce sempre di più le energie rinnovabili, quindi ho un'opinione positiva, a dire la verità. Non credo che sia assolutamente distruttivo. Ciao Luca, grazie per il lavoro che fai, sto imparando molto. Grazie, è un piacere. Domanda, pensi ci siano vantaggi a fare bonifici in fiat su un exchange italiano come The Rock Trading? E se ci sono, quali sono? Allora, vantaggi,
Cioè, io preferisco fare così, anche pagando magari qualcosina in più come fee, ma per un semplice motivo, che non faccio bonifici verso l'estero, che poi magari la banca ti chiama, ti rompono le scatole, magari in base alle dimensioni dei bonifici ti bloccano, ti congelano il conto, ti segnalano come sospetto. Preferisco di no, preferisco rimanere in Italia nel... Come dire, su un exchange italiano, ripeto, ci sono un po' di fee in più perché poi devo fare il cambio in Bitcoin lì e poi eventualmente il trasferimento all'esterno se voglio andare in stablecoin, ma lo preferisco, sono disposto a farlo. Poi, ormai la gente segue l'operatività basandosi sul colore della maglietta di Luca, esatto, lì in short adesso. Ma Elon Musk dov'è? Sparito, sparito. È il mio short di copertura adesso che parla. Non capisco come faccio a usare il collaterale in crypto su FTX, come per Binance Futures. Se faccio un account secondario con solo BTC, mi dà sempre USD come rendita. Allora, no, funziona così: tu hai nel wallet le varie coin e quelle sono il tuo collaterale. Se ad esempio nel wallet hai dei Bitcoin, per dire, tu puoi andare ad aprire una posizione su un future, un perpetual, un derivato. In dollari, perché il controvalore della posizione è sempre in dollari, ma è come se tu prendessi un prestito in dollari utilizzando Bitcoin come collaterale. Sotto i 35.000 dollari, se non sbaglio, non ti vengono applicate commissioni di prestito, quindi è come un prestito a costo zero, per capirci. Dunque, per favore, quando spieghi i grafici dovresti parlare di prezzi perché dal telefono non si vede se disegni sul grafico. Hai ragione, cerco sempre di farlo, ma a volte mi dimentico. Scusa, chiedo scusa. Sono tentato di trasformare tutti i miei Doge in perdita se lo faccio in ETH perché non posso più vederli nel wallet. Dici che è una mega cazzata. Mi spieghi perché hai comprato Doge? Spiegami questo, poi ti rispondo. Se la risposta è per fare per 1.000, allora mi spiace per te, cioè nel senso, non lo so, non so nemmeno cosa dire. Non so se mi sono perso qualcosa, ma è vero questo? Binance chiude in Italia. No, attenzione, Binance non chiude, non succede niente, solo Binance Futures non sarà più disponibile in Italia mentre loro prendono la licenza in Europa, presumo, perché i derivati sono prodotti finanziari e come tali necessitano di una licenza negli stati in cui tu li offri. Binance non ce l'ha ancora in Europa e quindi mette un attimo in pausa, chiude i prodotti derivati, futures, margin trading, eccetera, in Italia affinché non, per essere compliante alle regole. Ma tutto il resto rimane disponibile, attenzione, non chiude, non chiude. Non spaventatevi. Dunque, poi dove siamo finiti? Finalmente in live, grande. Buonasera a tutti. Potresti analizzare il grafico di Mana? Grazie mille in anticipo. Andiamolo a vedere. Mana Decentraland, giusto? Dunque, Mana BTC esiste? Sì che esiste. Eccolo. Allora, molto bene, che segue un po' il trend dei metaversi, gaming e quant'altro. Ha avuto un bel pump, superando tra l'altro le chiusure dei massimi a 1880 satoshi circa, e adesso sta un po' lateralizzando in un range che va tra i 1400, dai, facciamo 1395, sarebbe che è questo vecchio top che funge da supporto e pool di domanda, e come area di top abbiamo 2005 circa. E noi rimbalziamo qua dentro, all'interno, per il momento. Quindi, volendo, c'è un setup long, se si vuole aprire una posizione su questa coin, sotto i 1.400 come entry in questa zona, stop loss in caso di chiusura qua sotto, magari sotto i 1.200, 1.300 ci lasciamo un po' di respiro, anzi 1.200 perché qua c'è la shadow che finisce a 1.300 e si fa poi un trend follower per arrivare al range middle 2.000 circa oppure range high se anche lo superiamo. Comunque non è impostato male perché ripeto c'è un po' questo trend dei metaversi, dei videogames su blockchain e quant'altro. Poi, volendo ridurre un po' l'esposizione alla volatilità di una determinata altcoin, ritieni sensato usare un pool con stable in DeFi, dividendo quindi l'importo iniziale per metà in stable? Allora, attenzione che poi c'è anche l'impermanent loss lì, così.
Non lo so, cioè non mi sembra ottimale. Quello non è tanto per ridurre l'esposizione alla volatilità, ma quello è per farmare anche qualcosina in più. Quindi se c'è un APY interessante e goloso. Ma se l'obiettivo unico è ridurre l'esposizione alla volatilità, riduci l'esposizione e basta alla fine. E quello è l'unico modo. Così facendo, sì, riduci l'esposizione a metà, aggiungi l'APY, ma aggiungi anche eventualmente l'impermanent loss. Quindi devi valutare tutte queste cose, tutti questi fattori. Poi, si sa qualcosa su Meyer Exchange e la relativa distribuzione dei MEX? Io non lo so sinceramente, non ho seguito. Come mai non fai mining? Io che lo faccio lo trovo il miglior modo per accumulare. E guarda, spero che tu non faccia cloud mining perché sono delle sole di solito. Quindi tipo quelle robe che ti vendono i contratti di mining, che sono delle porcate giganti. Se lo fai a livello industriale, complimenti per te, perché insomma farlo così in maniera amatoriale ha dei costi che di solito superano i benefici, motivo per cui appunto io non lo faccio. Poi, guardiamo il grafico di Egld, sta davvero volando, spero che la studierai presto perché ha un potenziale enorme, tra le migliori di quest'anno. Guarda, me la state shillando un sacco sta Egld, non capisco perché. Ma anche una volta che ho fatto un video su, non mi ricordo cosa, e tutti sotto Egld, 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 e io quando vedo una scillata di queste proporzioni mi passa la voglia di andarla ad analizzare. Però il grafico è vero, è positivo, perché abbiamo avuto comunque un higher high in questa zona e adesso abbiamo una fase un po' più laterale, che dobbiamo un po' vedere come si va a risolvere. Però, ripeto, i low sono crescenti per il momento, quindi è positivo come grafico. Sul daily, che cosa abbiamo di bello? Abbiamo sempre questo range che ha la zona dei minimi tra i 1800 e i 2000, diciamo, quest'area qua, che rimane quindi volendo un possibile entry e poi si segue un po' il range. Io, in questo periodo le altcoin non le sto seguendo più di tanto, sinceramente. A parte Ethereum e Luna, non sto seguendo le altcoin più di tanto, ok? Questa è un po' l'impostazione che ho. Triggerato, triggerato. Qualcuno mi chiede il mio ref di FTX. Aspetta che te lo giro subito. Aspettalo, che arriva. Non posso evitare di condividervi un ref, soprattutto se me lo chiedete, ragazzi. Cioè, veramente un obbligo morale per me diventa. Eccolo qua, tac. Sconto sulle fee, con quel link lì. Ho sentito che Ledger ora supporta la Binance Smart Chain. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo questo. Un pack è meglio farlo su Terra o DOT? Beh, dipende da cosa vuoi accumulare. Se vuoi accumulare Terra, cioè su Luna, non Terra ma Luna, se vuoi accumulare DOT, su DOT, chiaro, no? Che ne pensi di questi nuovi gaming NFT come ad esempio Crypto Blaze o Crypto Zoom, dove ci sono dei ritorni abbastanza alti? Guarda, considera che adesso è un trend fortissimo questo, quindi comparirà la peggio, qualsiasi cosa, cavalcando questo trend, selezionali bene, ok? Quindi cioè mettersi a investire a caso su token solo perché sono in trend, sappiamo già come va a funzionare, ok? Questo è il discorso. E se invece è un play to earn dove tu giochi e guadagni e basta, perché no? Cioè, nel senso lì alla fine è un investimento di tempo, magari anche divertente, quindi ci può stare. Allora, siamo a 50 minuti. Leggo le ultime domande. Hai sentito che Philip Plein, noto marchio di alta moda, da una settimana ha iniziato a accettare cripto? Sta pubblicizzando molto e molte riviste di settore riportano questo evento come una cosa unica. È stato il primo brand a permettere pagamenti in questa modalità. Philip Plein, like Elon? Sì, ho notato anch'io, è vero. E alcuni miei amici me l'hanno scritto, mi hanno detto: oh, ma hai visto sta Philip Plein Crypto King, si chiama, una cosa del genere. E poi ho guardato e ho detto: cioè, mamma mia! Tipo, ci sono quei. C'era un giubbotto di coccodrillo, tipo, che a parte che non lo prenderei a prescindere perché non mi piace proprio, e che costa 3 bitcoin e mezzo. Ho detto, oh, come si fa?
i miei bitcoin per una cosa del genere, aiuto, mai, mai e poi mai. Poi vabbè, capisco, può piacere il brand e quant'altro, però i miei bitcoin trasformati in un vestito, in un abito, in... no, assolutamente no. Se continui a scillare così FTX ti ci vedo già con Sam a fare selfie sul suo divanetto. Dove devo mettere la firma? Secondo me per osmosi anche a stargli vicino a quell'uomo lì impari cose. Dunque, dove siamo? FTT sta pompando il doppio rispetto alle altre alt. Esatto, beh, qualcuno mi ha detto, guarda, tutte le coin di cui parli poi pompano. Io giuro che se c'è una cosa che detesto è fare proprio i pump and dump, e cioè, perché proprio, nel senso, io non, quando avevo parlato di Luna all'inizio, manco ce l'avevo, per dirne una. Ho iniziato a fare il pack da poco. E penso che ne parlerò magari nel video di domani di come è strutturato il mio pack su Luna, ma veramente no, mi ha fatto ridere questa cosa perché non è minimamente mia intenzione shillare, cioè io ne parlo dicendo, cioè spesso quando ne parlo non lo possiedo ancora. Di FTT ne avevo parlato una vita fa e lì sì, ci avevo già investito un po', ma anche lì col pack, però era più un'eccezione. Allora. Leva massima su FTX 20 per, mi pare, 20 per. Sembra che i senatori Lammis e Company abbiano aggiunto l'accordo per l'inserimento dell'emendamento che ci interessa. Se puoi confermarcelo in diretta sarebbe ottimo. Mamma mia, no? Come faccio? Vediamo su Twitter se si dice qualcosa. E non ha pompato. Mi immaginavo un bel pump, a meno che il mercato non l'avesse dato già per scontato come cosa, ma... Vediamo. Ah, attenzione. Agreement on an amendment to clarify. Without curbing innovation or imposing on stakers, miners and non brokers. Bene, molto bene. Sì, molto molto bene. Sembra che ci siamo, quindi. Sembra che... Adesso devo leggere bene quello che poi è stato scritto, perché questo è un tweet. Però sembra che effettivamente sia così, quindi non sarebbe affatto male, soprattutto questo, senza imporre tutti i requisiti di reporting su staker, miner e altri non broker. Quindi broker presumo sia circoscritto agli exchange. Molto bene se è così, perché insomma lascia spazio in America per uno sviluppo più sensato di questo settore. Molto bene, grazie per averlo tra l'altro detto in diretta, condiviso, così se è così siamo tutti contenti. Adesso è il momento dei grafici e del nostro short di copertura. Allora, il grafico di Bitcoin, abbiamo visto il settimanale come in sostanza è un breakout dal nostro range, la comfort zone come l'abbiamo chiamata, e un attacco alle resistenze immediatamente sopra, che sono 45.000 e 49.000-50.000. Sul daily abbiamo la medesima cosa, perché le resistenze rimangono quelle, e stiamo andando un po' a giocare all'interno di quest'area di vuoto, vi ricordate, l'avevamo definita tale, perché non ci sono volumi, abbiamo dumpato e non ci siamo più mossi qui dentro, quindi adesso c'è da vedere un po' come approcciamo. In primis le due resistenze, ve li ho detti prima gli scenari possibili, potrebbe essere un bearish retest oppure un reclaim diretto, e se fosse un reclaim diretto, quindi ritorno in zona bullish, noi l'avevamo messo sopra i 50.000 perché andiamo ad assorbire totalmente il dump, in sostanza l'ultima parte del dump, e poi andiamo a definire quindi un high. Se arriviamo sopra i 50.000, secondo me c'è buona probabilità che, anche se facciamo un lower high, poi andiamo a fare un qualcosa che assomigli di più a un'accumulazione che una distribuzione, perché accumulazione sarebbero quelli con l'higher low, quindi un triangolo simmetrico se abbiamo il lower high, oppure se abbiamo un equal high praticamente tutto è accumulazione, perché basta fare un higher low, che è molto facile se andiamo a toccare i 60.000, ma aspetto che sia molto probabile poi andare a fare un higher low, cioè mi sembra difficile ritornare a 30 di nuovo, cioè che giochiamo, facciamo per 2 meno 50% per 2 meno 50%, altrimenti se facciamo un bearish retest qua, quindi io mi aspetto che se succede, c'è la massima probabilità che succeda in questa zona tra i 45 e i 50.000, e quindi poi andare a riperdere questi due livelli 45-50, andare di nuovo a testare i 40.000, e se perdiamo anche i 40.000 lì abbiamo fatto un falso breakout, quindi questa è una bull trap, e quindi
anche lì andiamo a cercare il low, ma le possibilità in questo caso sono a favore di un esito distributivo, quindi lower high pesante e equal low, oppure lower high pesante, perché comunque se ci fermiamo qui è pesante, e se andiamo a fare un higher low lì vediamo, perché se ci fosse un'ondata di domanda magari ci salva. Però la mia posizione è sempre la stessa, nel senso io sono long spot con tutta la mia fetta di BTC e adesso ho aperto lo short di copertura all'interno di quest'area tra i 42.000 e qualcosa, 42-43 e i 45 qua dentro, tac, l'ho aperto e equivale al 5% circa, qualcosina in più forse. E cosa vuol dire? Vuol dire che è come se avessi fatto un take profit del 5% della mia posizione in Bitcoin in stable. Questo è un primo ingresso, poi eventualmente lo vado a rinforzare se vedo che c'è debolezza, quindi se vedo che non riusciamo a bucare ad esempio qua sopra e torniamo in giù. Ok, ritorniamo in quest'area sempre, allora lì magari lo rinforzo un po', altrimenti lo tengo al 5%. È un piccolo ammortizzatore, ripeto, del comparto Bitcoin. Non c'è da pensare che io sia esposto short, che non è così assolutamente. Io da investitore ho sempre una posizione long di lungo termine e ho questa piccola protezione sul mio capitale investito in BTC a puro scopo di copertura, quindi non speculativo, non ho uno stop loss. Se vedo che arriva uno di quegli esiti bullish, allora io lo chiuderò poi il mio short di copertura, non è un problema. È una posizione, ripeto, da non vedere come un trade speculativo, ma da vedere come un cuscinetto che ammortizza un po' il resto della posizione spot. Poi cosa abbiamo di bello da dirci? Abbiamo Ethereum che nel frattempo anche lei ha un po' spinto, nel senso ha fatto questo costrutto che c'è ancora da capire bene se è un bottom o che cos'è, perché ha pescato molte volte dalla liquidità tra 0055 e 0058. Poi è andato ad attaccare il massimo a 0,063, questo massimo di breve, e poi è andato anche ad attaccare, guardate, questo altro high a 0,0685, tac. L'ha attaccato, non l'ha ancora vinto definitivamente, perché ci stiamo gravitando intorno, ma se vedo un'altra leg up direi che abbiamo recuperato un bel andamento bullish. Addirittura adesso l'area qua, nella zona 0.064 sempre, potrebbe essere un entry carino per andare a pescare da un eventuale tac flash crash prima dell'assorbimento da parte della domanda. Potrebbe essere uno spunto di long. Stop loss qua sotto gli 0055 e via che si va. Poi cos'altro abbiamo di bello? Vediamo. Allora, Luna, visto che lo stiamo seguendo, vediamo cosa fa. Allora, ecco, qua c'è un rischio di un costrutto di top abbastanza forte, quindi attenzione, 38.000 sat qua sopra, è una resistenza ostica per il momento, eccola. Ci mettiamo anche un bel pool di offerta, quindi attenzione a fare delle mosse aggressive adesso, proprio perché siamo sotto questa resistenza che è una resistenza forte. Adesso stiamo un attimino flettendo e andiamo a cercare il low, presumo. Vediamo dove lo troviamo. Se lo troviamo comunque sopra i 23.008 non è male come costrutto, anzi la zona dei 23.008 fino a 26.000 e dintorni potrebbe essere anche un bel entry anticipatore, tac, con lo stop loss poi qua sotto i 20.000, sotto il supporto sottostante, e take profit in zona 38.000 oppure trend follower, questo per una posizione speculativa. Poi la market cap totale, dove sei, eccola qua, ha superato anche quest'altro massimo, guardate, sta salendo ancora, quindi qua molto bene, si sta creando una struttura molto interessante e bullish, soprattutto sul breve. Vediamo anche qua dove andiamo a trovare l'high, è il solito discorso degli high e dei low. Adesso sicuramente siamo in una fase di domanda, siamo in una fase di storno rialzista, come l'avevamo chiamato, perché la direzionalità comunque rimane sempre questa.
Dobbiamo vedere fino a che punto si spinge la domanda. È un po' lì l'interrogativo, quindi vedere dove si assestano gli high e i low. Le altcoin nel frattempo, cioè la dominance, rimane in uptrend, quindi per il momento le altcoin non è che le vado proprio a cercare forzatamente, cioè non cerco posizioni di nuovo speculative sulle alt. Sono noioso, lo so, ma è così e quindi io ve lo riporto tale quale. FTT, hai ragione, avete ragione, chi me l'ha segnalato, sta performando molto molto bene. FTT molto bene e ha rotto questa zona di congestione e adesso vediamo un po' come approccia il suo massimo storico su Bitcoin di 120.000 o 12.000 sat, mi pare che sia giù di lì. FTT USD nel frattempo anche lui è un po' FTT BTC moltiplicato per il prezzo di BTC e quindi niente, vediamo un po' come ci andiamo a porre in questo periodo che mi aspettavo essere un po' morto, ma non sembra assolutamente esserlo perché siamo in una fase un po' carica. Vediamo, ripeto, gli scenari li abbiamo visti tutti, dobbiamo vedere quali ci si presentano agli occhi. Noi ci aggiorniamo come sempre mercoledì alle ore 18, sempre sul pezzo, e vediamo cosa ci avrà combinato nel frattempo Bitcoin. Che dire, voi rimanete sempre carichi, sempre sul pezzo, perché anche in agosto, anche in estate, in piena estate, Bitcoin non dorme mai e quindi noi dobbiamo essere lì e sfruttare ogni occasione che ci si presenta. Io di nuovo vi faccio un carissimo saluto, grazie a tutti per avermi seguito, ci si sente e vede anche sugli altri canali e ci si vede di nuovo invece fisicamente qua su Twitch mercoledì alle ore 18:30. Ragazzi, buona serata di nuovo.